La salute degli anziani se ne parla oggi a Palermo. Stamane abbiamo questo grande workshop a cui partecipa l'Istituto Superiore di Sanità, in cui esaminiamo i risultati delle nostre analisi sulla salute degli anziani. Salute di salute degli anziani in Sicilia, che sicuramente è complessivamente buono, ma su cui vanno fatte tutta una serie di azioni e ragionamenti di prevenzione e anche di strategia di cura che valuteremo proprio nel corso dell'incontro di oggi. L'anziano in Sicilia è un anziano che presenta, diciamo, delle proprietà di carattere generale simili a quelle che sono in altre regioni. Ci sono dei dati che ci confortano, per esempio, rispetto al minore uso di alcol, altri che ci confortano meno, quali per esempio invece un maggior ricorso al fumo, che sicuramente è un elemento di rischio modificabile. Un altro dato che stiamo analizzando con grande attenzione è la tendenza alla sedentarietà. L'anziano invece deve muoversi, deve tenersi impegnato, perché questo influisce positivamente sul suo stato di salute.